di nuovo, mi sono scordato di farvi vedere le due cantine. In realtà di una non abbiamo la chiave, ma con l'occasione facciamo una passeggiata in questo borgo agricolo perché è carino. Allora, prima vediamo le cantine e poi continuiamo nel borgo perché voglio farvi vedere un po' la sistemazione, mi piace. Allora, qui vi ricordate, ci siamo stati la cucina, il terrazzo, la cantina. Ecco, se mi segui Antonio, a me farebbe piacere fare una visita e dare un'occhiata a questo borgo agricolo che è molto caratteristico, vero signora? È bello? Mi piace vedere. A me sì, a lei? Io sono 50 anni che sto qua io. 50 anni. Dal 68 più. Ah, e lei è friulana? Brava. Adesso noi sai che facciamo? Andiamo a vedere i cavalli. Stavo meglio lassù. Stava meglio in Friuli? Ma fa freddo. Perché questo è un borgo agricolo, no? Che è carino, ci sono i cavalli. Di chi sono questi cavalli? Niente. Tuoi? Vieni qua, Ninetta. Lei si trova bene qui? Ci sono nato. C'è nato? Sì. Vediamo i cavalli. Sento quel cane non girare di vicino. No? No. Come si chiamano i cavalli? Una si chiama Stella. Stella! E l'altro qual è l'arabo? Sai qual è l'arabo? Quello è arabo sicuro, quello lì. C'è l'altro pure, l'altro che cos'è? Questo è un marmano. Ma che marmano migliorato? Si vede? Tendente. Eh? Tendente. Me ne intendo, c'è un fratello che se ne intende. Allora. Questa è una bambetta di 14 mesi. Tu ti chiami? Mauro. Mauro, salutiamo tutti. Allora, se prendo, se vendiamo questa casa diventano tuoi vicini? Benissimo. Ciao! Ciao!